Buongiorno ragazzi, dunque come prima cosa volevo scusarmi per la mia assenza sul canale. Purtroppo sono stato molto impegnato col lavoro, quindi non ho davvero avuto tempo di realizzare nuovi video e portarvi nuovi progetti qua sul canale YouTube. Allora, come prima cosa vi ricordo che io ho aperto anche un canale Telegram per chi volesse aiuto o per qualsiasi domanda potete scrivermi direttamente sul mio canale Telegram. Vi lascio il link qua in descrizione, quindi comunque anche se su YouTube sono stato assente o sarò assente in futuro, potete comunque scrivermi lì su Telegram, risponderò praticamente subito o comunque prima possibile. Proprio su questo canale Telegram sono nate nuove discussioni, nuovi pareri su come gestire e su come gestisce un inverter ibrido, su quale scegliere, su come lavorano, e prendo spunto da questa nuova discussione che ho avuto molto piacere di intraprendere con i miei iscritti, e ho avuto lo spunto per fare il primo video di questa nuova ripresa del canale. Infatti mi hanno chiesto, Lorenzo, scusa, qual è la differenza tra un ibrido e un toroidale o un puro? Insomma, un po' la differenza tra un inverter e l'altro, perché comunque sono anche persone che devono affacciarsi sul fotovoltaico fatto a te e giustamente vogliono una dritta su cosa acquistare. Ovviamente la prima cosa che io dico sempre è l'inverter, perché è quello che dovrà alimentare casa vostra e deve essere scelto in base alle vostre esigenze. Oltre a questo va scelto anche il tipo di inverter. Dunque, io non vado nel dettaglio su come funziona un inverter a livello proprio tecnico, anche perché non è argomento di questo video. Quindi non vi dirò la differenza tra onda pura, onda sinusoidale, eccetera, eccetera, onda quadrata, onda modificata. Vi dico solamente quello che secondo me sono le due differenze tra l'inverter che voi dovete scegliere per casa vostra. Allora, la prima scelta ovviamente riguarda l'inverter ibrido, ok? La seconda scelta riguarda l'inverter puro o tradizionale. Quale dovete scegliere, ragazzi? Allora, bella domanda. Allora, prima di tutto le differenze. L'inverter ibrido gestisce le correnti provenienti da Enel, ok, e dalla batteria. Quindi per ibrido si intende questo, che lui gestisce in automatico le correnti. Quindi in base alle vostre esigenze lui lavora o con le batterie o con Enel o con fotovoltaico, ok? Per quanto riguarda la seconda frase, che io qua non ho scritto perché dipende dal tipo di inverter, non è mai così, è all in one. All in one vuol dire tutto incluso, cioè dentro l'inverter avete tutto. Avete il regolatore di carica, avete il sistema di trasformazione ed è innalzamento della tensione e poi avete tutta la parte elettronica che bypassa e fa integrare il sistema di batteria o Enel, in base, ripeto, alle vostre esigenze. Questo inverter è molto adatto, a mio parere, per i principianti, come me d'altronde, perché io ho scelto questo un anno fa perché anch'io ero principiante e tuttora sono principiante, quindi secondo me, per una persona che si sta affacciando è la scelta più esatta, perché qua avete solamente 4 collegamenti Enel, uscita di casa vostra, batteria e fotovoltaico. È tutto scritto, tutto ben segnato, dovete solamente collegare i morsetti. Punto. Ok? Quindi questo è bello perché ha tutto integrato. Queste sono le cose belle. Le cose brutte invece sono altre. Esempio, che siete limitati con l'elettronica che è dentro, siete limitati con le caratteristiche che ha al suo interno. Esempio, se ha un regolatore di carica da 30 A, voi questi 30 A dovrete farveli bastare. Se ha una potenza massima di 2 kW, questi 2 kW ve li dovete far bastare e così via. Insomma, è molto limitato. Una cosa che non mi piace tanto di questo inverter è il fatto che è tutto chiuso. Cosa vuol dire?
che il calore viene dissipato in una maniera molto limitata, anche se alle ventole, anche se alle ventole sono super efficienti, però comunque è super limitato a livello termico. Io in quasi 2 anni che l'ho comprato non ho mai avuto problemi, però effettivamente in confronto all'altro Vevor che ho io ho un altro Vevor tradizionale come questo, la quantità di calore che viene dissipato da un inverter ibrido è nettamente superiore, e questo va detto. Poi un altro inverter è l'inverter puro o tradizionale. Cosa significa? Praticamente voi collegate la batteria a un corrente continuo, ovviamente, e lui semplicemente trasforma la corrente continua in corrente alternata alzandovi la tensione. Ok, quindi esempio, se voi qua avete un 24 volt, ok, se voi qua avete un 24 volt in corrente continua, lui vi dà una 220 alternata. Stop. Lui fa solamente questo. Se vi siete persi il video di un inverter come questo che io ho comprato della Vevor, potete trovarli benissimo sul mio canale. Sono inverter favolosi perché funzionano benissimo. L'unica differenza è che ovviamente non ha un sistema di carica, non ha un sistema che gestisce l'Enel. Quindi cosa vuol dire? Che voi dovete farvi tutto col fai da te. Esempio, per gestire Enel ovviamente potete usare un ATS, per un regolatore di carica potete collegarlo un esterno, e quindi avete questi vantaggi e questi svantaggi. I vantaggi sono che potete decidere voi le componentistiche, cosa che con l'inverter ibrido non potete fare, quindi qua potete decidere componentistiche, raffreddamento, marca soprattutto dei regolatori di carica, cavi, dimensioni cavi che porteranno la corrente alle vostre batterie, e anche inventare un nuovo sistema di raffreddamento. Io ho visto anche sistema di raffreddamento a liquido, ok, io li ho visti, ovviamente secondo me siamo a livello di pazzia, però comunque ci sono. Io solamente mi sono limitato a mettere delle ventole perché io ho un inverter ibrido più un regolatore di carica esterno. Io mi sono limitato a mettere delle ventole, in particolare una grande che raffredda tutto, e diciamo che più o meno riesco a tenere a bada la temperatura. Chi ovviamente, come ho detto prima, sta facendo al mondo del fotovoltaico e non vuole magari impegnarsi in particolari, diciamo, lavori di impiantistica, io suggerisco l'inverter ibrido. Come funziona all'interno un inverter ibrido? Anche questa è un inverter ibrido, al suo interno è costituito in questo modo. Ringrazio chi mi ha fornito questo schema, che è bellissimo, perfetto, mi ha fornito un mio iscritto sul canale Telegram, lo ringrazio, così mi evito appunto di disegnare dei fogli. E qua si vede benissimo come funziona un inverter ibrido, perlomeno serie Voltronic 3000, che è il mio inverter, funziona in questo modo. Nella mia limitata esperienza non ho mai visto un inverter ibrido che abbia all'interno un'elettronica diversa da questa. Però ragazzi, se voi siete a conoscenza di inverter ibridi che al loro interno hanno, che esempio, un secondo MPPT, un MPPT che trasforma e alta tensione continua e alta tensione alternata, insomma, se avete se siete sicuri, avete le prove di un inverter ibrido che funziona in un modo diverso da questo schema che ora vi spiegherò, scrivete pure nei commenti, oppure su Telegram potete postare direttamente le foto. Comunque l'inverter ibrido funziona in questo modo: ingresso fotovoltaico, ok, quindi avremo la tensione alta fotovoltaica, nel mio caso arriva al massimo 120 volt. 120 volt entrano nel regolatore di carica, il regolatore di carica trasforma 120 volt in continua in 24 volt in continua per alimentare l'inverter. Attenzione alle parole che sto per dire: alimentare l'inverter, non caricare le batterie, non alimentare i carichi, ok? Perché queste due cose vengono effettuate in contemporanea. Infatti l'uscita dell'MPPT va direttamente nei connettori della tensione positiva dell'inverter o connettori della batteria, in parallelo alle batterie. Quindi è come se qua abbiamo, esempio, un alternatore di una macchina che butta corrente a questi due
connettori, che sono i connettori positivo e negativo della batteria. Come funziona un inverter ibrido? Allora, lasciamo perdere i bypass Enel, quelle cose lì, vi spiego solamente come lui gestisce la corrente in base alla corrente che prende il regolatore di carica MPPT. Esempio, se qua abbiamo 80 ampere, un esempio, quindi qua stiamo dicendo 80 ampere, questi 80 ampere arrivano nei poli dell'alimentazione dell'inverter o delle batterie, positivo e negativo, che come vedete sono in comune con l'ingresso dell'inverter, ok? Quindi cosa succede? Questi 80 ampere, una volta che arrivano qua, cosa succede? Dipende, ed è questa, diciamo, una cosa che in tanti non hanno capito. Dipende dalle condizioni della batteria e dalle condizioni di carico dell'inverter. Esempio, qua entrano 80 ampere, l'inverter chiede 80 ampere, ok, questi 80 ampere vengono subito presi dall'inverter, non entrano in batteria. Perché questo? Semplice, perché la resistenza che ha l'inverter con un carico applicato è nettamente inferiore alla resistenza della batteria. Siccome la corrente viaggia e predilige i carichi con meno resistenza, ok, ovviamente questi 80 ampere verranno prelevati subito dall'inverter e usati per i carichi. Quanto andrà in batteria? Zero, perché 80 stanno entrando, 80 stanno uscendo. Se invece di 80 qua abbiamo 50, ok, quindi dimentichiamoci gli 80 dell'inverter e mettiamo 50, cosa succede? 50 vengono sempre prelevati dall'inverter. La differenza, quindi 30 ampere, entrano nella batteria. Ci siamo? Ok, 50 più 30, 80. Ok, quindi quando l'inverter non ha bisogno di tutta la potenza erogata dai pannelli, quest'ultima viene stoccata nella batteria. Batteria, ovviamente, questi 30 ampere entrano non sempre, dipende dalla quantità di carica della batteria e dalle condizioni della batteria. Se la batteria può prendere questi 30 ampere, quindi è scarica, allora questi 30 ampere possono entrare. Se la batteria è carica, ovviamente questi 30 ampere non entreranno mai. È un po' come il serbatoio dell'acqua di casa vostra, il serbatoio idrico. Se è già pieno, l'acqua, altra acqua non entra. Siccome qua non può traboccare la corrente qua non ci entra, ok? Quindi cosa succede? Niente, praticamente qua, se questi 30 ampere non entrano, i 50 ampere sì, vengono prelevati, però da 80 qua si passa a 50, perché la corrente che viene prodotta si equilibra col carico, ok? Spero di essere stato chiaro. Invece, al contrario, se abbiamo la batteria completamente scarica e l'inverter non richiede corrente, o al massimo richiede 10 ampere, se noi abbiamo sempre gli 80 ampere famosi, 10 si riprende l'inverter e 70 entrano in batteria. Ok? Qua ragazzi non c'è nessuno switch, non c'è nessun collegamento, è solamente una questione di fisica dell'elettronica. Allora, la corrente entra e predilige i carichi con meno resistenza. Ok? È un po' come il discorso dell'acqua in un fiume e dell'acqua in un tubo liscio, ok? Tubo e fiume. A parità di acqua che scorre, ammettendo che siamo 10 metri cubi al secondo, ok? Qua, se noi facciamo passare questi 10 metri cubi al secondo in un tubo di acqua liscia, questi 10 metri cubi entreranno tutti. Perché? Perché non c'è resistenza. Se invece noi questi 10 metri cubi al secondo li facciamo passare in un fiume pieno di pietre, pieno di erbacce, pieno di impedenze, quindi di resistenza, non passeranno 10 metri cubi, ma ne passeranno ad esempio 5. Sto facendo degli esempi. Ok? Sto facendo degli esempi. Perché c'è resistenza. Uguale per la corrente. La corrente
predilige carichi con meno resistenza. Infatti qua se noi abbiamo cambia se noi abbiamo delle batterie in un modo o delle batterie in un altro. Se noi abbiamo delle batterie al piombo che hanno una resistenza enorme, ovviamente più di tot corrente non può entrare, perché appunto fanno molta resistenza. Al contrario del litio, invece, che la resistenza è quasi nulla o pochissima, in quel caso la corrente entrerà con molta più facilità e quindi potremo caricarla anche molto più velocemente. Ecco perché dico, dipende dalle batterie, dallo stato delle batterie, e dipende ovviamente dalle condizioni di carico dell'inverter. E spero di essere stato chiaro su queste differenze, su come funziona un inverter ibrido. Ok, spero di essere stato chiaro. Se avete domande, ragazzi, scrivete pure il commento, scrivetemi su Telegram. Da oggi rinizierò con i video. Volevo solamente preannunciarvi che sono andato avanti un po' col lavoro per quanto riguarda diciamo cosa si può fare o cosa non si può fare con questi inverter. Posso saldare con un inverter? Ecco, in questi giorni mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella, perché farò dei video su questo. Proverò a saldare, proverò diversi tipi di saldatrici con inverter ibrido. Va bene? Ciao ragazzi, alla prossima!